grande, il cuore della nostra terra. Con i numeri 2, Peppe Fagnano. Attrice. Stagione 87-88 ed il suo gol con una nocerina rimane una perla preziosa. Con il numero 2, Corrado Tovani. Mamma, com'è cambiato! 166 presenze e 7 gol in amaranto. Chi si dimentica quello sotto il diluvio contro l'Ischia? Il motorino della fascia sinistra, Vincenzo con il numero 3, Vincenzo Attrice. Con il numero 7, Alex Visentin. Bravo!
è il più giovane di Vicente. Un grande Orlando è venuto dopo. Orlando, Orlando. È venuto dopo Orlando. No, insieme, no, prima Orlando aveva 15 anni. È nel vivaio Orlando. Orlando l'ha presa a novembre. E Orlando non era nella rosa. Con il numero 1, tutto la camera. Con il numero 2, Ivan Franceschini. Con il numero 14, Peppe Scevola. Con il numero 4, Federico Postolino. E non c'ha. Dai! Bravo Ivan! Federico Postolino, 13. Antonio Moscia. Moccia giocava in Serie C. Numero 8. Quinto Vecchi, Piero Praticò. Con il numero 10, Maurizio Gangemi. Ah, ecco qua, Maurizio Gangemi. Con il numero 8, Sergio Campolo. L'allenatore dei giornalisti. Sergio Campolo. Regina Volo, ci faccio 50 gol. Renta Lange ci dava sempre un rigore. Fischiava il rigore per era un uomo di no, la regina si gioca. Stava bene. Appena può sanzione carina. Una coppa delle coppe, una coppa UEFA, una coppa mister, mister. Una coppa d'Ucraina, una coppia di Russia, una coppia di Ucraina. E lui, mister Medio.
conosciuto Mimmo Federer prima dell'albergo, mica un personaggio. Tipo Longo. Un personaggio spettacolare. Sai che lui ha mollato il calcio, è venuto proprio per non segue sì, più. Non segue più il calcio, non sa più neanche. Ma sempre la battuta pronta, sempre un personaggio. Lui aveva il colpo degli ultra. L'anno dopo Scala sarebbe salito. Ringraziamo il Scala ha sbagliato. Ah, questo è il primo tempo, il secondo tempo. Non l'ha fatto esercizio. Infatti ha fatto una linea. Sì, il campo dovevamo vincere. Se c'era arbitro, lo stadio lo conosco, loro erano quattro. L'unica parata che ha fatto Rampulla era di piede all'inizio su Mariozzi. Io penso che sia reggito con lui. Lo scorrete negli ultimi metri era definito, aveva il tiro l'ultimo e aveva il chiuso del invecchiato, l'ho visto stamattina. Mi è sembrato quello più invecchiato, un Erti. Anzi io l'avrei tenuto l'anno dopo, per la panchina era buono. Ma pensavo che era più, di più la gente, poca gente. No, molti hanno comprato il biglietto ma non sono venuti. Sì. Abbiamo fatto bene. Io saranno 3.500 in tutto, no? Sì. Te l'ho detto io ho fatto. Se alzare pure. Stasera era pieno. Cosa ti ho detto Armando? Io sono stato, ti ho detto che. O domani sera. Su 40 biglietti ma che ho venduto. Solo tre mi hanno detto che venivano, io e altri due. Allora fai alle 8 di sera. Sera stasera. Regione che sono uscite queste. Cliccate sulla regione e dice i nomi e cognomi dei consiglieri regionali. Battino, ci passa la pallina e torna tutto. Che stanno facendo? Gli hanno passato la pallone e sono tornati tutti verso la porta ad accendere la porta. E che cosa vuol dire 0-0? 0-0 è punto interrogativo. Punto Gustavo Parelli. 0-0 punto interrogativo. Dai, fagli il video a questo con la torcia. Minchia, Trentalange che pezzo di uomo, vero? Ma Carminello dov'è? Mariotto sulla fascia destra. Dai Peppe! Tu pensa che Ugo era il nostro portiere quando facevamo partita del forum? Sì, era il nostro portiere. Sì.
Ma voli che fine dici? Sarà bollo allora? No, quello è invitato. Sono i pezzi di Orlando storia. Dove i pezzi di storia della regione. Anche Orlando. No, erano quelli dell'88 che dovevano venire. Comunque la squadra è completa, vero? Quella di allora, originale. Manca solo Orlando, è in panchino Orlando. No, non l'ha chiamato. Eh? Non l'ha chiamato lo speaker. No, Orlando all'epoca era in panchina. Ah, all'epoca, oggi non è Massimo Orlando. Era, aveva 16 anni, ha giocato lì. Ha fatto esordire per lui, è esordito a Monza a 16 anni. Dai, dai! Precisamente per dopo l'infortunio di Raggi, dice che è esordito. A Monza. Perché si era infortunato Raggi. Ho visto sto ragazzetto che correva da una parte all'altra del campo. Tutti veneti, tutti dal Veneto. E lui, Tomaselli, Conegliano, Keller. Ma pure un Mariotto, Vicentino. No, Vicentino è Toffoli, li ha presi. Caramello te lo ricordi? No, Vicentino è bene. Caramel te lo ricordo. Caramel. Vladimiro Caramel. Vado, è andato a Catanzaro. A Cireale, Cosenza. Ed è 1-0 per il Real Madrid 28. È un tocco sotto gli auspici senior. Il ragazzino del 28 ha segnato auspici, giusto? No, auspici. A te auspici. Dopo di permettere che ci sia. Peppi, io vado insieme con Peppi. Come deve permettermi ci segna lei? Biscotto! Mauro! Mauro! Con noi non segnava mai Peppi, ora vai sì! Quindi non c'è Vicentino. Vicentino è in panchina. Minchia, ho solito estrativo oggi, sei nero. Vai. Comunque se io giocavo fino al 2004 li bugiavo tutti a quelli. Certo, avevi 45 anni. Tu ancora fisicamente sei messo meglio di... Certo. Ci ha provato, bomber onorato. Vedi, in quella squadra non avevamo il colpitore di testa. Esatto. Però Paolo, si inserivano i difensori, che è una bellezza. Nelle palle, sì. Grande cosa di scala. Minchia, come si inserivano. Cosa? Abbiamo battuto il Cagliari 2-1, ha segnato De Marco per palle in attivo. Pensa che a Reggio di Perugia io l'ho fatto per il 12 giugno, nell'88. No, dice vai Alfredo! Avanza, auspici, palla al piede. Ma sono più giovani. È una sfida impari. Hanno in media 10 anni di meno. Non mollare mai. Vabbè, ma non sono giocatori questi. Però all'amatoriale, diciamo, bene o male, sono a un certo livello di gioco. Vai,
Garzia dice che va alla nazionale. Quest'anno era il vice del Prato, non era del Prato, ora va alla nazionale del Prato. Bello il lancio! Che mi dice l'unica cosa è stata andare a Messina, dato una soddisfazione. Dopo è andato a Messina, l'ho dato sì. dopo lo spareggio con la Cremonese. Ma ha detto, dice, io giocavo con Messina, ma il cuore era bello. Cioè, la soddisfazione. Sì. Dice. Non poteva giocare più. Era poco. Meno. No, ma lì dopo Pescara si è rotto qualcosa. Dai. Andiamo! 14 litri. Ed è gol! Bombe! Rete di Giorgio Lunerti! 1-1! Segnato numero 7, Giorgio Lunerti! Non lo paravo pure io quello! Comunque il migliore che palla è bagnato. Manca, non ha fatto. Forse si manteneva il gruppo giovane sicuramente. Voi giocate con questi sì. Invece Carmelo Bagnato non c'entra niente per lui, neanche parente. Non lo so. Quello che giocava nel Lecce. Solo col Parma di questo è seguito a Scavali col Parma. Poi è stato col Parma. Ci siamo quasi seguito con tutti sulla rete. Ci sono vivo dopo 5 minuti. Arrivo di suolo. Ci arrivo di suolo. Non c'è problema. C'è solo sulla palla. Di che anno sono questi qua? Sicuramente almeno del 52-53. Sì, sono tutti tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60. No, 55 di media. Olè! È un bel fisico. Il calzino moderno che sa marcare. Ma infatti per la squadra che andava a giocare era avanti, era un calcio moderno. Peccato che non. Secondo me vuoi con l'entusiasmo pure in Serie A. Abbiamo due anni ci sta. C'era Cesena di Piracini. Quell'anno purtroppo Bresciani non è voluto venire. Giorgio Bresciani. Hanno rinunciato prima Bresciani e poi Piracini. Abbiamo preso Cotroneo che ormai era infatti non andava nella giornata. Nessuna cosa. Mi ricordo che Cotroneo veniva dalla Cotroneo della Ionica. Non ricordo Patroneo poi a Paolo, ma Cotroneo poi quando veniva dalla primavera della Regina, chi gliel'ha venduto? Una squadra di Serie A, ma non mi ricordo chi. Non lo so, poi andiamo in luce. Bravo, non c'è niente.
dice che ha un problema a un piede. Ma vedi che questa intervista che dice che c'è una web tv che ha fatto una intervista a scala. Gioia Vito Ciani, hai sentito? Ha detto Scala, la regina si dà la mia patente per il grande calcio. Ah, ebbè. Basso, mi ricordo. Un gol pazzesco con Francavilla. Si è marcato mezza squadra. Quello di Campobasso è stato una bomba. E Chiarmenise con la Salernità. Anche un po' di ma lei che è stato bravo. Me la mandi poi questa volta. Me la mandi. Sì. Ah, tre. È uscito Mariotto. E poi guarda qua. Con tutta la squadra non c'è più problema. A un certo punto sono messi in gru. Per il servizio è meglio squadra. Qua ci sono attrice, lavorato, fa il servizio poi. Garzia. Qua tutta la scuola. Rigore! Tovani in Giaffranco. Franco, Tovani. E ce l'ha fatto poi Franco ad alzarsi. Non l'ho visto. Arbitro ammonisci! Sì.
grande tecnico. Assomiglia a Maurizio Poli, no, ora non adesso. Bella progressione, Raggi è un grande, era un grande giocatore. Maurizio Raggi, grande tecnica, grande classe, aveva tutto, cuore. Il centrocampista con cuore, sì, le grinta, tutto aveva Raggi, e segnava dei gol pesanti. Quello di Piacenza era in un periodo che ci siamo lanciati colpato per l'ultimo soldato. Narcisio Catanese, il figlio gioca a calcio. E chiede il piazzamento dei compagni, Guerra, non c'è nessuno libero, ci prova, il calcio d'angolo. Un aggeggio che ti serve per lavorare. Bravo, perché, esatto. Magari, perché quest'anno c'è il campionato. Questo è il sostegno che avevamo. È il campionato importante. Ho, esatto. ho fatto un'offerta alla. Dai, mano! Poi magari che facevi? Dovevi chiedere l'abbonamento a lui quando è ammalato. No, non hai capito, io lo dicevo. Paolo! Allora, il basket sarà quello che andranno in 4-5 anni. Però a questo punto mi faccio. Dai! Devi andare nella forma. Sì. Ma figurati, poi ti sposto. Ti metto là in riprendo. Avanza Maurizio Raggi, palla al piede, tocco per Onorato. Minchia, Onorato dovrebbe stare al centro dell'aria, piazzato. Ma è uscito Mario? E chi è stato? Già, me! Dai! Attenzione! Stoppa palla Onorato, la mette al centro! Penso che i ragazzi non li vedo nella partita di oggi. Si sta 2-1 per la regina, e il campione di Giorgio Brunetti ha segnato per la palla di scala. Giorgio Brunetti, dove scala si è detto e boh, va. Questa maglia me l'ha regalata la mia prima maglia originale della regione. 2003. Ah, quella del fermato. Sì, 2003. Quando abbiamo vinto la Spagna Giordana. Ah, lui non scende pure. Mia figlia c'è una perché. No, prima d'agosto sono. Ma allora avevo presentato il biglietto prima. Mi ricordo a marzo quando mi sono stato mi voglio un po'.
Ma che cazzo? Prova da lanciare da gol! Che gran gol di Vincenzo Donato! Da 40 metri! Un gol fantastico! Parte di scala, segnato il numero 11, Vincenzo Donato! E sfiora la rete, ma che azione! Adesso è calcio spettacolo della banda di scala. C'è solo il distanza? Sì, dall'inizio, tutta la partita di distanza. È una squadra. Ma c'è un po'. Ma io non ho preso il mio padre. Palizzi? Giusto. No, ma vedo che commenti c'è così della regina. Usci per freddo. Ah, Ugo è uscito, è usato miseria. Cioè battaglia. Battaglia, miseria, quindi va fuori. Insieme con la regione di Maestelli è stata la più comoda. Sì, nonostante poi Mazzari, vabbè, no, io parlo calcio epico. A livello fede, esatto, a livello storico. Io parlo, lascia stare. Sì, hai ragione. La Serie A è quella di del meno qui. Un altro, sì. La più grande saga, questa qua degli anni 60 di Maestrelli, quella di Segato che era costruita da Maestrel e questa. Esatto. Vabbè, anche, poi le altre sono tutte squadre. Bellissimo. Queste Alex, sì, la serie nel senso che sia quelle di Maestrel e sia queste hanno fallito il triplice salto di seguito per un punto. Addirittura Maestrelli l'avrebbe raggiunto per 1-4, quello che andavano promosse 3. Manco la Monza e Lecco. Praticamente quando era Maestrelli ne salivano 3, lo scalo ne seguivano 4. Ah, lì sì, ha segnato la rosa e poi ha pareggiato. Questa cosa l'ha tutti cazzato. No, il pareggio gli ha dato. Lui me l'ha detto perfettamente. Indicate le informe. Impressi da tutto. Così che non le scorte di lui. Bello! Bravo, bravi! Si trova a memoria. Mi chiede chi stia con un meglio e chi di l'ultimo due anni. Chi ci sta dicendo? A voglia! Si trovano a memoria, devono il fiato, provo a mettere a questi in campo. Io lo scrivo che questi giocano meglio. Ciao.
4-1. Occhio del portiere. Ci hanno orato. Non E per parte di sinistra ha segnato numero 9, Tarciso Catanese. Intanto sta per uscire Armenise. Spaccalo! Ed entra al suo posto Cotronè. Bello stop di Raggi, in pressione, entra in area di rigore. Grande parata. Mancava su, ha fatto salutiamo con un grandissimo applauso Enzo Spalma, preparatore di portieri, e qui Gianfranco D'Agostino, il passaggiatore e il medico Toto Motto. Non l'ho sentito, sai? Dai, dai! Invece mi diceva Aldo che ha conosciuto uno di Rosarno che fa lo stesso lavoro che doveva fare e lo conosce. A Rosarno? Però non mi ricordo come si chiama, dice che era una brava partita. E gol! 5-1! Bisentin? Oh no, Bisentin? Per la banda di scala ha segnato Alex. Rete di Alex Bisentin, 5-1.
Che non siete già la bandiera. Danzè. A sinistra, a sinistra! Ivan Guerra che lotta a centrocampo. Fermato da un altro Ivan, Franceschini. Dai, auspici, dai! La palla Danzè. Tocco di finezza, Ferraggi. Prova a riorganizzare la manovra, regina. Domani. Tutto indietro per Rosario. È entrato Stefano Davina con il numero 12. Ma poi vivono in tre, vivono a San Marco del Tronto. Chi? Davina? Vivono. Dai, dai, dai! Attrice Lunetti e Davina. Bel posto, sempre. Bel posto di mare. Fantastico. Delle mare. Sì, posto turistico. San Benedettese, glorioso. Lancio in profondità per Bisentin, che prova a scavalcare la difesa. Luca palla contro Barbietà, è solo davanti al portiere, intanto rientra la difesa, assist per Guerra che sbaglia. Sai che era difficile trovare una squadra da occupare, cioè questo è un po' di aprire, ma se mettiamo l'altra gente, se l'ha parlato non è che sì, infatti. Non è facile lo pensare. Ha fatto i playoff, Benzini fa i playoff. Ma il Palmi ce l'ha mai fatto. Il presidente ci vuole fare. Veramente, ma queste sono belle cose. Ma il vocale l'hanno ripescato? Potrebbe essere ripescato. Che chi? Presente. Presente. Ah. No, no. Non conosco gli avvocati. Grande respinta di battute, il numero 10 realizza il calcio spettacolo adesso. Bagnarò, Bagnarò. Era un piede vellutato Bagnarò. Zorro. Grandissimo gol, 7-1. Chi ha segnato? Guerra. La palla di scala ha segnato Tarcisio Catanese. Sempre lui, tripletta. Ricordate col brindisi in casa, 15 7, 7-1. Un altro,
la regina Brindisi, io ero là seduto. Esce bagnato! Sasso, fuori bagnato Sasso, ed è entrato, bella domanda. Sono uno in catanese, sono stato a De Marco e catanese. L'hai vista l'intervista di Giorgio Rodriguez? Pure scala. Fatti fare il rigore almeno in questo genere. Numero! Ma stesso pratico! Ce lo spingi sulla fascia! Prova il cross! L'unico mezzo giocatore, se ci va. Un attimo, mamma che passaggio. Occhio a uno! Sei fai, non so mai così tanto che tu come sfocato, viva! Cioè viene infuocato. Catanese! Più giovane Catanese. No, mi sentite più giovane? Catanese è del 69. Era giovanissimo. Il più giovane era Orlando, 71. Rischiate le ste squadre. Tu pensa che Orlando... 8-1. Orlando è esordito nell'88 e del 71 aveva 17 anni. Senza pietà proprio. A prendere palla al calcio di inizio. Devono tenere quell'anno, l'hanno venuto dentro. Che andava bene per... E poi ci ha punito con la rivista nel 94. Sì. Allora, c'è Mariotti che fa. Non scrivo, dobbiamo tirare dal quarto mezzo. Non parte dalla distanza. È sempre la stessa danza. Prova guerra. Tocco sotto le gol. 9-1. Standing ovation per Ivan Guerra. Tanto mi sa che foto della regina non ne farai. Non ne farai foto anche la faccio gioia. Ma tu ti prendi subito che tu compare non ci scrivo. Tu pensi, quasi per lei quest'anno il basket è come la Sì, hanno fatto molto campagna di marketing. Bello scambio! Inizia sitta o quella visione. Ora si trova.
bello, un sentiero. Bel gesto, bel gesto. Buona guardia alla difesa. Aspetta subito. Se poteva passare il suo compagno qua pieno. Dell'88 significa che hanno 88 anni ciascuno. Esattamente. Il copiero armenese. Palla al centro, palo! Clamoroso! Ecco a porta libera! Attenzione! Parao! Miracolo di Tadina! Non molla neanche un centimetro la regina di scala! Mica, non gli concedono nulla! Non gli concedono nulla, è un paradosso!
sono presenti per il pubblico, li ringraziamo con un assistivo applauso il direttore di quegli anni straordinari, Franco Jacopino, il consigliere Guido Massofrea, il presidente Guido Benedetto. Cornuto gliela voleva fare la linea. No, non è arte. Ma insomma era un po' di merda. Non lo sai, così mi ha troppo un po'. A metà, no, no, a metà. Entra cosa ora, non è un mimo. Sarà il figlio. No, lui è. Ecco, così è perfetto. Vado, entra, vado. No! Allora 80 anni! E con la maglia rossa! Con la maglia rossa! Tipo capitano, tipo la maglia di gioco capitano! 100.000 persone! Segnano qua se possono vedere! Azione, contropiede! Tocco sotto, cucchiaio e gol! Finalmente 8-2! 20 metri fuori gioco, sì! Allora bene! 8-2! Ma ti chiamava più tardi, se non ti chiamava. Ma va. Asciutto. Ma dire chi che mette tutti i signori, sei più giù. Si sta per entrare in porta con tutta la rete. Prepara il cross. Io me lo ricordo che negli anni 80 a me mi prende cosa. Sì. No, 70 va forse così. Paolo, chi era Cruzzo Crea nella società? Cruzzo Crea c'è stato pure ora. Consigliere. Splendida azione personale. Arriva Maurizio Raggi. Prova ad aggiustarsi il tiro. Gigioneggia nella entrare piccola. Gioco a Bolligiasco. Tu la prima partita che ti ricordi? Il gol di rimessa originale. Guarda, prima non ti ricordi niente.
gioco. Ma tu dici che come prima partita allo stadio, come ricordi? La prima partita che siamo dallo stadio. Allo stadio. Ah, praticò. Invece... Il batte al rigore è arrivato 5 minuti fa con un trenino speciale Lombardo, eccolo che fa il ciclista. Auspici vestito da Tiro Lombardo, che spettacolo è, da ripetere il mare, che spettacolo è. Questo è per ironizzare, bello, bello, bello. Andava meglio la Cremonese, ironizzare adesso, bel modo per essere, si prova a riscrivere la storia adesso dello spareggio di Pescara. È arrivato qui il batte del rigore, ma questa volta non ce l'ha fatta. Invece la prima partita che mi ricordo, Bastardo, Arturo, Bastardo, Coppa Italia dell'agosto. Che siamo saliti in Serie A, sì. E allora mancano 2 minuti alla fine di questo speciale incontro. C'erano 24.000 abbonati e quindi avevano palla a centrocampo, qualcuno ci deve ancora, anche se poi c'era 50 e c'erano i bagarini, allora mi ricordo che li prendevo dal gioco, c'era tanta gente che aveva gli sbagli, e allora si scavalcava, non c'era una testa del tipo, si scavalcava battaglia, poi nel 2002-2003 la mia famiglia si deve ancora abbonare. Però che succede? Come la curiosità era tutta la pensato di dare un riconoscimento e chi non ti pensa di no, ma non voglio, vabbè, ma se c'era, ma non si sa ancora dove si scrive, esatto, Attilio Lombardo. Facciamo il rumore. Oh, attenzione, rigore per la Cremonese 26 anni dopo. Ultimo rigore, Lombardo è pronto a battere. Luca Lombardo mi sembra io batte, comunque. Sul dischetto Lombardo. Un modo per esorcizzare. Il portiere fermo sulla linea. Abbiamo pensato di segnare con delle targhe i nostri figli, le leggende Amaranto.
alla fine della partita, quindi vi invitiamo a rimanere qui per dare un riconoscimento alla campagna di Parenti del Varese, perché la sua azienda si chiama Open Job Metis, la Metis è la sua, la speriamo nella clemenza dell'arbitro e non dia minuti di recupero. Sì. Invitiamo le istituzioni a raggiungerci in casa a turno, vale. Sul terreno di gioco. Ancora in salvata. Sì, si è salvato. Sì, nel 99. Sì, infatti. Loro mi danno di confronto. Scambio. Forse l'ultimo giro di lancetta. Sassero azione di contropiede, riprende la palla scivola, alza la destra, aspetta il passaggio dei compagni che non ci sono, tutti sono in fuori gioco, palla ancora al centro, mancano pochissimi minuti. Chi? Tu sei con la maglietta, mi bella sei questa trovata di e anche sbagliato, perché dovrebbe essere mi sei perché porti. Sostituisci il mio collega e lo salutiamo, lo salutiamo, ecco, in contumacia. Certo, arbitro, non dare recupero, lo chiedono le famiglie dei calciatori. Chi che lo fa? Salta un uomo, si ferma, tiro, ci ha mandato, come direbbe Pizzol, riprende la palla con uno, lascia partire un grosso, è colpo di testa, e la palla è ancora fuori dall'area, pericolo. E finisce qua. Inquadra la torcia. Ah, se te la torcia, veniva. Alzati in piedi, così la riprendi più comodamente. L'applauso di compassione del Granillo. Grazie. Abbiamo superato tutti i 50 anni. E allora Massimo, io so che non avevo fatto un saluto, dov'è? Tipo calcetto. Sì, andiamo qui, dai. Allora se sì, certo, se ci raggiungete qui andiamo avanti con le premiazioni, ecco. Quanto gli piace questa cosa scivola. Thank you.
Eccolo che arriva. Signor arbitro, l'aspettiamo qui. Ecco, se non me lo prendo io, però non la facciamo mai questa cosa. Come? Oh, Mauro, ho venduto 40 milioni. Andiamo alla premiazione, eccoci qua. Allora, premia. 100 euro gli ho portato. La terra arbitrale. Viva Platicò. Mi vergognava, sì. E poi vi prendevate per il culo. Ok, e l'età? È lungo, va bene, so. Thank you.
Brasil. Eccolo qua. Dov'è Armando? Applausi. Assessore. Tarcisio Catanese, premia sempre l'assessore Marciano. Tarcisio. Giuro neanche a scuola. Eccolo qua. Andiamo avanti velocemente, dicevo. Maurizio Raggi? Premio Maurizio Mangieri. Raggi. Raggi, eccolo qua. Premia Maurizio Mangieri. Da Maurizio a Maurizio. Che ci saranno i baci, ve li siete dati e prendete l'applauso. Vi sentite? Provate quest'uomo? Eccolo qua, Alex, vi sentite? Premia Costorino dell'associazione Leggende Amaranto. Applausi! Stefano Tatina, premio io da portiere a portiere, vieni qua. Premio io da portiere a portiere. Facciamoglielo vedere. Giorgio Lunetti, a Giorgio Lunetti, premio Massimo Calabro, eccolo qua. Il fondo. Applausi. Eccoli qua. Paolo Danzè. Premia Alex Giovaro. Giovaro. Danzè, dov'è Danzè? Danzè? Dov'è Danzè? Che belle danze che tieni, che belle danze che hai. Eccolo qua. Prima Giovaro e poi chi c'è adesso? Enzo Di Palma. Enzo Di Palma? Dov'è? Premia Piero Pratico. Eccoli qua. Applausi di Piero. Applausi! Vincenzo Onorato! Devo dare il microfono a Vincenzo Onorato, ma non lo vedo. Dove è Onorato? Andiamo avanti, dai. Pietro Albenice? Pietro? Piaciuzzo? Pietro Armeni, sei con te, va. Allora, ti premia Eugenio. Non scappare, Vincenzo. Girate, va. Applausi a Pietro Armeni. Vincenzo Onorato, so che ti devo dare il microfono, devi fare un saluto. Della regina, è un saluto soprattutto ai tifosi regini che non stanno bene, quelli là che non stanno bene dobbiamo stargli vicino. Grazie di tutto, buona serata. Grazie, mi consegna sono l'efficienza. Vincenzo Attrice, consegno il premio.
Domenico. Domenico Mazzano. Ecco attrice. Ecco un valore. Poi? D'Agostino consegna il primo chi? Applauso all'attrice! Luigi Garzia, premio all'assessore Zimbalatti. Sì, sì. Applausi. Giovanni, premio, chi sei tu? Peppe Lagaria. Domani? Dov'è Domani? Eccolo qua. Eccolo qua, applauso. Chi c'è adesso? Gianfranco D'Agostino, premio Massimo D'Opera. Dov'è? Gianfranco D'Agostino? Applausi! Poi che abbiamo? Beppe Bagnate! Premio a Pelosi, forza! Che ti guardi con quella faccia! Premio! Oh, eccolo qua! Applausi! Abbiamo inoltre pensato di premiare alla memoria Giovanni Cozza, lo sfortunato atleta maracco che purtroppo di quell'annata, 88, che purtroppo non c'è più. Abbiamo pensato anche, ma in un altro contesto, non allo stadio, di premiare anche la vecchia dirigenza, in testa il presidente Benedetto, in un altro contesto, quella dirigenza che ci consentì di arrivare in Serie B, tutti quanti. Primo pratico di Comunque Crea, sicuramente Lillo Fuori ovviamente che era amministratore delegato e tanti altri, li premieremo in un altro contesto. No, qui siamo all'interno dello stadio e quindi ci è sembrato giusto premiare la parte tra virgolette tecnica, ovviamente anche i medici premieremo in un altro contesto. Quindi oltre Pozza c'è l'ultima tarda, primo pratico. E allora io chiederei attenzione già dal campo. Scusate un attimo. Riusciamo un attimo a creare un momento di attenzione già dal campo. Ci allarghiamo? Dai. Lo stadio è pronto per un applauso calabrese forte, Reggino potente, perché adesso il premio va alla mister Nevio Scala! La consegna di Nevio Pratico! Thank you.